La prima partita è contro il Paraguay, quindi ragazzi, speriamo di vincere perché ieri, come avete visto nella live, siamo al volo di testa e poi siamo usciti al Mondiale dei Club e siamo scesi all'undicesimo posto. Comunque ragazzi, adesso scusate per il telefono, ovviamente sono le notifiche. Comunque mettiamo. Sono scarsi alcuni, quindi mettiamo Marchisio, Candreva, Bonucci è scarso, quindi mettiamo Ogbonna. Ok, ci abbiamo tutti forti. Postazioni generali, vabbè, già le ho messe tutte. Divisa, devono scegliere loro. Blu o bianca? Ilaria, tu che cosa dici? La loro? Questa o quell'altra bianca? Bianca, bianca. Dica. Ed è qui che si gioca allo stadio. Si gioca allo stadio, vediamo che stadio è. Molto grande. Si gioca a Giuseppe Meazza in Italia, Italia, Paraguay. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Dica, Un saluto a te, aspetta, aspetta. Fabio, e a tutti i tifosi, Ed sperando ecco di qui il calcio assistere ad un grande d'inizio. incontro. Parte l'Italia con Immobile. Luca, secondo te quale sarà il Passa. giocatore che potrebbe decidere questa partita? Ranocchia. Io dico Marchisio, il perno del Di là. centrocampo. Può ricoprire Emilio, sbagliato ricordati posizione, è con molto quell'altro mobile e la sua grande velocità analogico. atletica gli permette di Verratti. giocare a tutto campo. Verratti, Quando è in forma, attenzione, è uno che fa la Verratti, differenza sempre. la Anche vuole senza tenere bisogno lui, di far possesso giocare palo è la sua suo, metà attenzione, pariscente. Se Verratti, la vuole tenere gioca lui, è con Sala, il suo smarcato, contropiede contropiede, potrebbe essere l'unico. attenzione, Verratti! 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 1-0! Ricordatevi, voi Finalizzare dovete dire perfezione Verratti. questo 1 contro 1. E per l'Italia! Ha segnato. Aspetta! Ha segnato con il numero 5 Marco! 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 Sì. Hanno trovato subito il gol del No. vantaggio e adesso avranno più spazi. Cioè, sento solo la voce. Marco Ogbonna. Verratti. L'allontana. Palla in out, ci sarà rimessa Emilio gioca laterale. bene però. Può calciare la rete. Esclusa. E trova il compagno. Prova il compagno. Eccoti. Passa. La gioca lui. Grande. La regala. Era la giocata lunga, Ogbonna. la difesa chiude Attenzione bene. Ogbonna. Attenzione Ogbonna, la vuole Spinge tenere lui. pericolosamente. Attenzione Ogbonna, la vuole tenere lui. Continua ad andare, Attenzione palla lì. Ogbonna. Allunga, può Ogbonna. andare. Ogbonna! Ed è il E si è 2-0, inventata una già situazione dell'Italia. bruttissima. Grande coordinazione e potenza. Davvero un capolavoro. Ma non è finita la partita, stiamo già 2-0. 2-0 al primo Con questo tempo. gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Esclusa? No. Uno che si chiama escluso. Recupero Chiellini. Parolo, Ha provato il tiro da sei tu. solo, la sua iniziativa però Tieni non è andata premuto come R1. sperati. Prova a scavalcare il Quando la centrocampo con tieni? il passaggio. Emilio con quell'altro Centro analogico a e tieni fondo premuto R1. pallone. Bravo, bravo. Come stavi facendo prima? La La vede sulla passa. sinistra. Attenzione, buona! Parata di Ollala. Ok, bravo. Occhio al lancio lungo. Attenzione! Può concludere. Parata! Grande parata di Buffon, Ochiellini stava Verratti. combinando grosso. Parolo. Marco Verratti, grande C'è tecnica. recupero di Prima Verratti. progressione palla al Attenzione piede. Verratti, autore di un gol. Attenzione Verratti, la vuole Non è tenere riuscito a lui. passare. Marco Verratti. Palo! Palo!
palo, non è possibile. Palo di Verratti, vicinissimi a 3-0. Parolo. Marchisio. Darmian. Un minuto di recupero. Attenzione. Attenzione, esclusa, vuole segnare, attenzione. Manen. Ci prova. Finisce il primo tempo. Italia in vantaggio. 2-0. Che decreta la fine del primo tempo. 2-0, vanno così all'intervallo. Vedremo se troveranno la. Sono stanchi addirittura 3. Wow. Parolo. Parolo. Dica. Ma quanti punti dobbiamo fare per andare tipo al mondiale? E dobbiamo vincere tutte le partite. E tipo 4 al senso, no? Fammi contare. 1, 3. Sì, ora ce ne mancano due. Dopo di questo ce ne mancano due. Francesco, ma in questa quanti punti dobbiamo fare? Quanti punti? Dobbiamo vincere, ragazzi, perché... In quanti punti dobbiamo fare? Comincia il secondo tempo. Inizia adesso il secondo tempo. Sostituzione per l'Italia. Se ne va Verratti ed entra Andrea Pirlo. Se ne va Parolo ed entra De Sciglio. De Sciglio. Se ne va Candreva ed entra Sharawi, ti devi muovere pure. Se ne va Darmian ed entra Giovinco. Devi muovere pure l'analogico. Passaggio in avanti. Immobile. Immobile. Immobile, attenzione. Immobile. La voleva tenere lui vicino, vicinissimo all'aria. Di qua. Sì, nella forza nostra, diciamo. Fuori. Dunque, rimessa laterale. Rimessa laterale. Poi in out, ci sarà rimessa laterale. Fuori, rimessa. Esclusa. Escobedo. Lado. Iado. Escobedo. Fuori. Rimessa dal fondo, Ilaria sei tu, premi solo X perché... Sì. Perché ti scansi, Emilio? Non devi uscire col portiere, premi, premi L1, veloce. L1. Oh. Cambia il giocatore, non far uscire il portiere. Madò, grandissimo Buffon. Ero convinto che sarebbe stato Pirlo. Sarà meglio per loro. Però ti devi muovere pure, dai, vera. Bravissimo. La regala. Partire, sono guai. El Shaarawy. Immobile. Immobile. Corri l'aria, corri l'aria, sei in posizione buona. Quadrato, non tenere premuto. Quadrato dovevi premere, ma solo premere, non è che dovevi tenere premuto. Non ti preoccupare. Che linea a pressare. Fuori. Chiudi i suoi tasti. Effetto al cross. Attenzione Buffon. Aspettate, allora accendiamo la luce. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. De Sciglio X. Che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può. Pelé fuori gioco. Tanta facilità. Sei tu. L'assistente dell'arbitro segnala giusto. No, fuori gioco. Sostituzione per il Paraguay. Se ne va Iado e Lusareta ed entra chi è che è entrato. Vabbè, non ho letto. Troncoso e Aniakis. Pirlo cerca la profondità. Pelle. Sì, XX. Bra. Corri Emilio. El Shaarawy. La perde El Shaarawy vicino all'area. 3 minuti di recupero. Bella azione sulla corsia di sinistra. Ogbonna.
Immobile. Immobile. E finisce la prima partita dell'Italia 2-0. Prima partita della qualificazione. Guardate la gioia dell'allenatore, quella dei giocatori e ovviamente quella del pubblico. Ora dobbiamo giocare contro la Slovacchia. Quindi abbiamo vinto noi? Sì. Dopo la Slovacchia? Da me. Divisa nostra blu o bianca? Bianca. Bianca. La loro? La questa. Blu. Ok, schema di gioco, ragazzi, vediamo chi è che scala. De Rossi, Marchisio, Florenzi, De Sciglio, Chiellini, Ogbon. Hanno una linea rossa sotto. No, sono le frecce. E dicovi che si gioca la partita della fase di qualificazione per il mondiale. Per il mondiale si gioca al Metropol Arena, Italia-Slovacchia. Oggi si affrontano Italia e Slovacchia. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marcheggiani. Ed eccovi calcio d'inizio, parte l'Italia. Sì, Immobile. De Sciglio. Dobbiamo segnare di qua, dove sto andando io. Bonucci. Attenzione Bonucci, il possesso palla è suo. Parata clamoroso. Portiere completo. Sulla cresta dell'onda fin da giovanissimo e un grande trascinatore. E guarda, stavo pensando proprio a lui. Ce ne manca solo una di partita contro la Nuova Zelanda. Palla in avanti, Pellè. Pellè, attenzione Pellè. De Sciglio, cerchio fuori gioco. Si stanno muovendo molto bene. La difesa è alta e compatta. Leacock. Rie. Clegg. Marchisio. 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 Marchisio la vuole tenere lui. Marchisio, attenzione. Marchisio. Marchisio la vuole tenere. Marchisio. Marchisio. Marchisio! Claudio Marchisio segna il primo gol che segna l'apertura della gara. E per il Napoli. Napoli, scusate. E per l'Italia ha segnato con il numero 8 Claudio Marchisio. Claudio Marchisio. Claudio Marchisio. E il risultato si sblocca 1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma Good devono work. Continuare a lottare. Clegg. Good work. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Fuori, rimessa laterale per l'Italia. Sei tu, X, X. Sì. E davanti. E davanti. No. Immobile. Emilio, corri, stai in posizione. Pellè. Pellè, attenzione, Pellè. Pellè. Parata, ancora De Sciglio! Al volo! Al volo! Al volo! Gol di De Sciglio! E per l'Italia ha segnato con il numero 2 Mattia! La palla gli è praticamente arrivata sui piedi. De Sciglio, scusate. De Sciglio! Aspettate, lo rifaccio. E per l'Italia ha segnato con il numero 2 Mattia! De Sciglio! 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 Ma ti a De Sciglio! Tra poco non abbiamo più
si riparte 2-0 già. 1-0, la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllare. Recupero Pelle XX. Ragazzi, però noi dobbiamo segnare di qua, eh. Parolo. Attenzione, Parolo. Parolo la vuole. Aspetta, sta in fuori gioco qualcuno. Sì. Qualcuno sta in fuori gioco, quindi non la posso passare, mi dispiace. Chi è? Chi è il capitano? Attenzione! Parata! Parolo! Parolo! 3-0! Parolo! E per l'Italia ha segnato con il numero 18 Marco! 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 Scusate ragazzi, ci potrebbe essere qualche sbaglio. Scusate se prima ha detto Napoli e loro hanno detto questi sbagli, diciamo. E io ho detto Marco e loro hanno detto ma... Tiffany. Sexton. Tiffany. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Ancora fuori dall'area. Carey. Carey. Harley. Parolo. Attenzione, Parolo la vuole. Attenzione, Parolo. La passa a Pelle che poi Sexton la recupera. Un minuto di recupero alla fine del primo tempo e finisce il primo tempo. Italia in vantaggio 3-0. Dov'è? Adesso dovranno più che altro gestire la gara. Dove sta? Vabbè. Allora, l'unica cosa che adesso, una cosa estrema che io sto facendo. Sto cambiando il portiere. No. Lo metti più scarso. No, è forte. Più forte. Lo metti più forte. Tipo Emilio. No. Io. No, non è nessuno. Basta, fermi. Franci. Ma stai attento, non vado a riempire la mia borraccia perché io vado a fare un piscai. Ok ragazzi, un momento di pausa, torniamo fra poco. Un momento di pausa nel mentre guardate i momenti salienti. A fra poco.
Eccoci dopo la pausa. Ok. Comincia, perché se no non mi sentono. Comincia il secondo tempo. Sostituzioni per l'Italia. Se ne va no, pure a voi. Se ne va Buffone ed entra Perin. Se ne va Verratti ed entra Pirlo. Se ne va Parolo ed entra Candreva. Se ne va De Sciglio ed entra Giovinco. Se ne va Darmian ed entra Pascal. Se ne va Ranocchia ed entra Sirigu. Dobbiamo segnare di qua, Ilaria. Spazza, bravo. La regala, errore. Non uscire col portiere. Ragazzi, però voi non dovete uscire col portiere. L1. Appena passate con il portiere, sempre L1. Immobile, attenzione. Immobile. Immobile voleva segnare lui. Attenzione, ancora buona per Immobile. Ancora buona. Ai ai ai. Ancora Immobile. Marchisio. Premi quadrato, dovevi tirare. Chopra. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Bonucci. Sirigu, attenzione Sirigu da giocatore. Il portiere Sirigu sta giocando da giocatore. Attenzione, Salvatore Sirigu. Attenzione, Salvatore la perde. Ogbonna. Ogbonna, attenzione. Ogbonna, 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 Ogbonna. Attenzione, Ogbonna, Ogbonna. Attenzione, Ogbonna, è solo Ogbonna! Ogbonna! 4-0! Impossibile! No, non lo so il nome. Stanno dominando. E vabbè, il cognome sì, però quando non so i nomi non lo faccio. Grande coordinazione e potenza. E perché non so i nomi? E loro è un dominio assoluto. Rie. Good work. Chopra. Recupero di Marchisio. Marchisio, attenzione Marchisio. Può segnare. Può segnare il 5-0. Attenzione. Marchisio! Ed è 5-0. Punteggio mai visto nelle qualificazioni. Ma che punteggio hanno fatto addirittura un 20-0 l'altra volta. Vabbè. Punteggio grandissimo per l'Italia. 5-0. Pun. Aspetta. E per l'Italia ha segnato con il numero 8 Claudio Marchisio. Claudio Marchisio. Claudio Marchisio. Claudio. Istituzione per la Slovacchia. Se ne va Clegg dentro a Tiernan. Credo che questo cambio arrivi troppo tardi. Sai, per qualsiasi giocatore è davvero difficile ribaltare le sorti di una partita in così poco tempo. No, basta, è cominciata la partita. Marchisio. Oh, recupera. Brava. Giovinco. Pirlo. Scusate. Marchisio. Immobile. Attenzione, buona. 2 minuti di recupero. Attenzione, premi quadrato. Fuori. È finita. L'Italia passa al turno finale. Italia-Slovacchia. Cioè Italia-Nuova Zelanda, partita decisiva per qualificarsi al mondiale. Ragazzi se perdiamo siamo fuori, invece se vinciamo ci qualifichiamo. Ok, ora dobbiamo essere impegnati. No, dobbiamo Divisa nostra. Qual è? Divisa nostra blu. Ok, e la loro? Bianca.
No, perché poi dopo ci confondiamo. La nostra è la blu, colore di Napoli. Anche ok. Poli. Aia, aia. Mo facciamo giocare quelli lì che non hanno giocato. Aia, aia Emilio! Sono i più deboli. No? Che cosa hai detto? Non hai mai giocato. Quite. Quite. Ecco come si è come si ecco come spingere un muro. Via. Aia, mi ci metti più forza? Perché me, ah no, no, meno. Ok, fatto. Capitano e Pirlo stavolta, eh. Ragazzi, sta cominciando. Non puoi. No, non dire niente a tua madre, ok? Ma sei in una situazione un po' così. Non dirò questo qua. No. Oh. Ed ecco qui che si gioca. Ed ecco qui che si gioca allo stadio. Si gioca allo stadio Beira Rio. Si gioca Italia, Nuova Zelanda. Partita decisiva delle qualificazioni mondiali. Fabio, io sono pronto. E va bene, allora non fai le qualificazioni. Ah. Ecco qua. Cantiamo l'inno dell'Italia. Tutti in piedi per l'inno delle nazionali. No, aspetta, questo qua è l'inno della Nuova Zelanda. Quando è che facciamo il nostro? Dopo, mi sa dopo questo. Perché l'hai bagnato? Sta piovendo. Ma dentro casa? No, sta piovendo nello stadio, vedi? Ah, della scherma. Mamma mia, ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Sirigu, difenderà i pali. Sirigu, Giovinco. Sirigu, Zaza, Giovinco, il Sharawi, Marchisio, Candreva, De Sciglio, Pirlo, Pascal. Marchisio, De Sciglio, Ogbonna, Perin. Ah. Ragazzi, un attimo di pausa, aspettiamo un attimo lei, nel mentre guardate un attimo questa schermata perché non ci sono momenti salienti. Prime spot. Sì, mo abbiamo deciso di fare una cosa. Praticamente, quando una persona se ne va, gli mettiamo il controller inattivo. Comunque, ed ecco il calcio d'inizio. Parte l'Italia con Perin. Vai, sei tu. No, sei tu questo qua giallo. E ti dovevi muovere pure, ricordati. Candreva. Candreva. Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. La progressione è stata perfetta, il tiro però solo discreto, forse non è riuscito a impattare la palla come voleva. Barbauses.
Devi cambiare pure il giocatore, dico sì. Perché tu premi quell'altro analogico e non lo vuoi capire. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Sì, guarda. Ma è questo qui. Vedi? E ora deve concludere. Vedi? Ma e beh, questo qua è di l'aria. Quindi porta quella. Ecco. Ora ti stai muovendo, tieni. Portalo sopra. Prova la conclusione. Oh, palo! Palo! Mamma mia! Oh! Contrasto regolare, l'arbitro del vantaggio. Tui Roma, grande parata di Sirigu. Non è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza Royas. Le probabilità di segnare sono meno di zero. Attenzione, esce il portiere, fuori. Sei tu X. Giovinco. Giovinco. Mamma mia, Giovinco. Ma se l'è cavata. Allora, poi invece, bravissimo. Poi invece, se noi dovessimo pareggiarla questa partita, ci stanno i tempi supplementari e i rigori. Ricordatelo, eh. Capito? Barbauses. Royas, recupero Candreva. Pirlo. L'allontana. Non ti preoccupare. E il portiere la fa sua. Scusate un attimo ragazzi, non vedo bene. Finì il primo tempo, 0-0. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0. Ci sono, ragazzi, scusate, ma si erano spostati gli occhiali. Ragazzi, scusate se prima ho detto che non vedevo perché mi si erano spostati gli occhiali. E quindi non vedevo. Mettiamo il nostro portiere più forte. Sostituzione per l'Italia. Comincia il secondo tempo, sostituzioni per l'Italia. Inizio della seconda frazione di gioco. Se ne va Perin ed entra Immobile. Se ne va Sirigu ed entra Buffon. Se ne va Gbon ed entra Pellè. Se ne va De Sciglio ed entra Darmian. Non è qua. E di là. Se ne va Pascal ed entra Poli. Se ne va Candreva ed entra Parolo. Grande parata di Buffon. Marchisio. Immobile. E sblocca la gara. Italia in vantaggio. Grande coordinazione e potenza. E per l'Italia ha segnato con il numero 9 Cilo. Vuoi dire Immobile. Ciro. Italia si porta in vantaggio. Italia in vantaggio. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Pirlo, attenzione, la vuole tenere lui, attenzione Pirlo, vicinissimo a 2-0, attenzione Pirlo!
per l'Italia. Ha segnato con il numero 21 il capitano Andrea. Si riparte da un netto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Pellè, attenzione Pellè. Ecco il tiro. Parata clamoroso. Il tiro la stava combinando grossa. Tira. Cerca il tiro. Pellè! Premix. Potrebbe anche essere 0-0. Vediamo il gol che ho fatto. Per l'Italia ha segnato con il numero 17 Graziano. Premi option. Questo qua. Questo qua. Fai fare a me. Ma questo qua è sempre di l'aria. Bravo. 3-0 dunque. Immobile. Pellè. Pellè, attenzione, Pellè. Pellè vuole segnare ancora lui, attenzione. Occasione. E non calcia in aria. Individuale, senza successo però. Credo che l'affollamento in aria alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Le squadre lottano per il possesso del pallone. Parolo. La vuole tenere lui. È tutto solo là davanti. Parolo! Al giro di Parolo, 4-0 per l'Italia. Ha segnato Marco. Si è scaricato il joystick tuo, eh? Okay. Fammi vedere. E questo qua è il tuo? No. Si è scaricato il tuo. Aspetta. Riaccendi. Riaccendi. Aspettate un attimo, ragazzi. Porca miseria. Ecco, gioca con quello là di Rari allora. Mentre lo mettiamo il tuo a caricare. Dammi, vai, bravo. Ma perché? Non so. Ok, metto qua. Ok ragazzi, scusate l'attesa. No, fra, lo devi caricare. Si sta caricando. 4-0. Assolutamente impossibile da ribaltare. Giovinco. Spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Tu chi sei? Rook, eccolo. Senza troppi complimenti. Di qua. Continua ad andare, palla a piedi. Fuori. Rimessa per l'Italia. Sostituzione per la Nuova Zelanda. Se ne va Royas e Babarroris. Se ne entra James e Kit. Darmian. Cerca la fondo sulla sinistra. Immobile. Immobile, attenzione, immobile. La vuole tenere lui. Kit. James. Parolo. Pellè. Pellè.
Pelle, traversa clamoroso, potete retiro, vola per Marchisio, mamma mia di pochissimo. Cinque minuti di recupero. Segue nella sua corsa, Dwin, attenzione, si prepara il cross, Dwin, attenzione, Dwin, recupero di Poli, per Pirlo, che la passa a Poli, è finita, l'Italia si qualifica al mondiale, con un punteggio di 4-0 contro la Nuova Zelanda. Ilaria, qualificati per il mondiale. Va bene ragazzi, spero che questa live vi sia piaciuta. Lasciate un like, 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 lasciate un